Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Signorina, scusi, ma che cosa sta dicendo? Anzi, che cosa sta cantando? Willkommen, bienvenue, welcome. Forse voleva dire benvenuti? O meglio ancora, forse nel nostro caso dovrebbe dire bentornati. Ma siccome lei ce lo ha cantato in tutte le lingue, tranne che in italiano, allora io mi affiderò a qualcuno che ne sa più di me e di lei, Vasco. Ben arrivati a Rete 8 Libri! Non sono molto seria? Ok, torniamo alle cose serie. E francamente, c'è qualcosa di più serio dei sogni? Noi per esempio abbiamo trascorso l'estate aspettando il momento in cui saremmo tornati qui a raccontarvi di libri. Eccoci, siamo tornati! E si ricomincia qui alla Libera Coop con gli appuntamenti dedicati agli autori. La rassegna si chiama Tu per tu con l'autore. Il nostro autore di oggi è un'autrice, per la verità. Anna Dalton, autrice e scrittrice di L'apprendista geniale, per la verità attrice, perché poi quello era il mestiere, almeno fino a poco tempo fa. Questo è il primo libro, un libro divertente, fresco, ma con anche tante passioni, perché si percepiscono le passioni per il giornalismo, nella fattispecie, perché la protagonista ha un sogno, che è appunto quello di diventare una giornalista, di essere una giornalista. Sicura che mi piacerà la scuola. Come sei arrivata alla scrittura? Perché questa urgenza, che peraltro dai tuoi studi comunque ti appartiene? Sì, ho seguito diciamo un percorso binario, quindi ho sia studiato all'Accademia che poi mi sono laureata appunto in lettere, editoria e giornalismo, e quindi ho sempre coltivato entrambe le passioni. Secondo me non è strano il fatto che questa passione, quella della scrittura, abbia avuto diciamo un suo risultato un po' più avanti con gli anni rispetto a quando ho iniziato con il mio mestiere di attrice, perché scrivere un libro necessita di una certa maturità. Ora non ho aspettato forse abbastanza, però sicuramente ho aspettato di avere qualcosa da raccontare. Come attrice hai una bella formazione anche insomma di accademie e scuole varie, sei un'attrice completa, come si dice, come bisogna essere oggi, no? Il modello americano è quello, quindi dalle grandi scuole di recitazione bisogna saper muoversi, ballare, cantare e quant'altro. Non è richiesto saper scrivere un libro, no, per la verità, no. Questo no, però evidentemente il tema stesso del libro, che è appunto, come dicevo prima, quello della passione, del giornalismo, ma comunque dei sogni, perché poi il tema vero forse è quello, però ti chiedo naturalmente quella, la classica domanda, quanto c'è di te in Andrea Doyle, che tra l'altro ha di Anna Dalton. Sì. Diciamo che ci sono alcune cose in cui mi ritrovo in Andrea e alcuni valori che insomma le ho dato e che sono anche miei. Qualche altra piccola cosa
le ho dato alcune passioni che sono anche le mie, quelle per il cinema, soprattutto per quello che sono le saghe, la fantascienza e altre cose soprattutto che mi divertivano, quindi ho cercato di renderla divertente e diciamo appassionata. Sei partita nel libro, lo posso dire perché insomma è già proprio nelle prime pagine, da un bigliettino, da un bigliettino chiave, perché in quel bigliettino ci sono tre parole, che poi è la stessa parola ripetuta, scrivi, 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 quindi una sorta di mantra, ma anche una specie di portafortuna che Andrea si porta dietro e che cerca di non dimenticare mai, proprio per essere determinata nel proseguire il suo cammino e nell'acchiappare quel sogno. Il libro è ambientato a Venezia perché hai scelto questa città che non ha bisogno forse neanche di una risposta a questa domanda. Beh, perché no? Come se, nel senso, forse per me sarebbero tutti ambientati a Venezia i libri. Io sono veneta, quindi Venezia è dietro l'angolo, l'ho frequentata molto, l'amo molto, per cui nel momento in cui ho dovuto scegliere un luogo ho pensato che fosse perfetto, aveva la giusta dose di magia. Tu invece vivi a Roma per comunque anche il tuo mestiere, che ti porta adesso dove? Ho girato da poco la seconda stagione dell'Allieva, che ora andrà in onda tra qualche settimana, quindi comunque anche il mestiere dell'attrice mi tiene abbastanza vicino a casa. Tra l'altro c'è proprio la fascetta di Alessia Gazzola nel tuo libro, che così dà il viatico, no, al libro stesso. Siete amiche? Sì, sì, ho avuto la grandissima fortuna di conoscerla mentre giravamo la prima serie dell'Allieva, e è una persona che colpisce e a cui mi sono subito affezionata moltissimo, e oltre ad essere una brava scrittrice, ora sono molto felice di poter essere sua amica. Questo libro mi sembra di aver capito che avrà già un seguito. Un solo seguito, oppure hai in mente una trilogia o che cosa? È assolutamente una trilogia, sì sì. Quindi questo è il primo, il secondo uscirà l'anno prossimo e ci sto lavorando. E il terzo poi l'anno successivo, quindi è tutto programmato. Io rimando alla lettura del libro, L'apprendista geniale. Lei è Anna Dalton e naturalmente è la prima volta che viene qui alla Libreria Coop del centro d'Abruzzo, dove peraltro ho trovato anche degli amici. Si trovano amici dappertutto e si trovano amici anche in Abruzzo, come Valerio Di Rocco e Anna Dalton. Abbiamo fatto questa piccola carambata, per cui vi siete ritrovati, vi conoscevate ovviamente. Io ti chiedo, chi è Anna Dalton? Beh, per me intanto la cosa che mi viene dal cuore, la cosa più banale, è un'amica speciale, insomma una grande amica, quindi ovviamente, ed è una, secondo me, dote fondamentale per fare entrambi i lavori che ha fatto e che sta facendo, una grande osservatrice. La sensazione è bella di condividere qualcosa nella mia terra che accoglie lei e che la festeggia per una roba bella come questa, una roba diversa, cioè per me comunque è come per tutti, anche per chi non la conosce, è una scoperta, perché è una cosa che lei ha cominciato diversa da quella per la quale io la conoscevo, quindi è una gioia, è una nascita, no? Con una cosa nuova. Anna dai capelli rossi, no? Ancora un incontro qui alla Libreria Coop del centro d'Abruzzo per questa stagione che è ripresa in autunno e che insomma vede una serie di incontri con gli autori. Come sempre, d'altra parte, la rassegna si chiama Tu per tu con l'autore proprio perché ci mette in comunicazione con gli autori, con gli scrittori e con le scrittrici in questo caso. Ed è anche questo un ritorno, io lo dico sempre, qui evidentemente ci si sta bene perché scrittori e scrittrici sono ben contenti di tornare e di raccontare
raccontare la loro ultima storia. In questo caso la storia è quella di Silvia Zucca, che firma Il cielo dopo di noi, un romanzo intenso che esplora il detto e il non detto a livello familiare, anche il saputo e il non saputo, diciamo così. Non andiamo troppo nel dettaglio perché è proprio una storia che deve essere dipanata via via, però io ti chiedo subito, Silvia, che cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo e a cercare questa trama? Lo spunto iniziale è stata un qualcosa che ho vissuto davvero, che è stata, ahimè, la perdita di mia nonna e il ritrovamento di qualche cosa, appunto delle lettere in casa sua che parlavano di una nonna che io non avevo mai conosciuto, quindi la diversità dalla persona che io avevo sempre avuto di fianco e che mi era stata accanto durante l'adolescenza, durante l'infanzia, era diversa da quella che avevo riscontrato in queste lettere, e da lì ho iniziato a pensare appunto a quanto poco si sappia delle persone che ci sono vicine, che ci sono care, di quanto siano dei frammenti diversi quelli con cui veniamo a conoscenza, di quelli che vediamo e che viviamo tutti i giorni, e quindi mi ha spinto a cercare di creare una trama che nonostante non fosse appunto la trama che la vita di mia nonna, la vita che avevo letto in queste lettere ritrovate, avesse appunto come spunto quello di parlare di questa scoperta, di questa necessità appunto di scoprire davvero come l'hanno fatte le persone, i nostri cari, e quindi della definizione della nostra storia familiare, della nostra vita precedente che ci determina anche come persone. La presentazione del libro di Silvia Zucca è stata anche l'occasione per conoscere e divertirsi con il lavoro dei ragazzi del laboratorio Estro Destro, improvvisazione teatrale allo stato puro. Ma è grande! Non pensavo! Sì, l'abbiamo appena ristrutturata perché è crollata dopo il terremoto, sa? Per ristrutturarla abbiamo dovuto prendere i sigari. Ah. E piantarli uno a uno sotto, in modo che comunque quelli incubati sono interessanti, Nonno! Il mio nonno che fuma, quindi abbiamo utilizzato anche lui. I sigari del nonno. Da quando hanno ristrutturato questa chiesa qui non si può respirare, prima era tutto un profumo di gelsi, adesso sono sigari. È necessario scoprire chi c'è stato prima di noi, cosa c'è stato, perché sono state compiute determinate scelte, sono state fatte alcune cose con cui magari noi non ci ritroviamo, cioè qualcosa che è diverso da quello che abbiamo fatto noi, ma che comunque in qualche modo poi ci ha determinato anche come persone, determinando quello che c'è stato prima. Quindi questa cosa è stata fondamentale per la trama di base su cui poi ho lavorato, con la necessità anche, al di là del legame familiare, di andare a riscoprire storicamente quindi quello che è successo, che in questo caso nel libro hanno vissuto dei personaggi a livello appunto storico e che ha determinato fortemente le loro vite, portandoli appunto a fare scelte, a nascondere delle cose, a dei sensi di colpa molto forti che hanno portato la loro vita in una direzione assolutamente imprevedibile. Quando hai scoperto queste lettere, lo chiedo proprio a Silvia Zucca e non alla scrittrice, e ti sei sorpresa di queste sfaccettature che non conoscevi di tua nonna, ma ti sei sentita anche tradita in qualche modo? No, tradita no, ho sentito un'infinita tenerezza, perché io ho avuto un rapporto abbastanza conflittuale con mia nonna, quindi un amore da piccola, alcuni screzi ovviamente in adolescenza, un allontanamento, e scoprire queste cose, questa intimità e questa emozione che lei ha vissuto me l'ha fatta sentire più, in realtà più vicina, più vicina come donna in realtà, e quindi questa scoperta che non era solo nonna, sembra banale, però era anche una donna, una ragazza che ha vissuto, che ha sofferto per cose che le sono successe, me l'ha fatta proprio sentire più cara. Io mi ricordo che queste lettere erano un po' alla rinfusa, ovviamente erano lettere che andavano dal 38 più o meno al 48, quindi una decina d'anni,
con una unica persona che probabilmente era il suo fidanzato, il primo fidanzato. Io le ho messe tutte in ordine e poi me le sono lette nell'ordine cronologico in cui avveniva tutta la vicenda, e alla fine mi sono fatto un pianto catartico, perché era, cioè, leggere il libro della vita vissuta veramente da una persona vicinissima a me. Che poi è la vita anche del paese, perché 1938-1948 parliamo di anni cruciali, parliamo della Seconda Guerra Mondiale e di tutto quello che i nonni, insomma, possono aver vissuto a contatto con quella realtà. Noi siamo ancora fortemente ancorati a quello che è stato del nostro paese, a quello che è successo, a quello che abbiamo purtroppo subito, a quello che abbiamo creato. E io l'ho vista anche un po' nell'ottica familiare, appunto, di questa continuità, perché ho dei nipoti, non ho figli, però ho dei nipoti a cui vorrei che fosse chiaro che non sono slegati da questa realtà che li ha preceduti, perché vorrei che vedessero i loro nonni, quindi i miei genitori, come persone che hanno un loro vissuto e non sono solamente nonni. Quindi in questo mi piaceva creare questo tipo di scatole cinesi, diciamo, dove uno entra e poi pian piano scopre sempre più cose sulle persone. La genesi del titolo è stata molto particolare, perché io ne ho scelti tantissimi senza mai essere convinta su nessuno, perché è una storia molto complessa, è una storia corale, quindi ha molti personaggi su due piani temporali diversi che si intersecano. Non riuscivo a dargli un'ottica, invece poi mi è stato proposto questo e da subito ho sentito che era quello più azzeccato, per cui santo chi l'ha trovato, che è la mia editor, e che ringrazio, perché secondo me è veramente un ottimo titolo, molto evocativo e molto buono per quello che c'è dentro. Nella mia esperienza di queste interviste so che gli scrittori effettivamente di solito propongono più e più titoli, ma quasi mai viene scelto quello dello scrittore, non so perché, però almeno nelle interviste che ho fatto. E poi l'ultima domanda, il grande ritorno porta la fascetta proprio, il grande ritorno di un'autrice tradotta in tutto il mondo. Ecco, questa è una particolarità, perché non è facile che un libro di uno scrittore italiano, insomma, sia così poi apprezzato anche fuori, e soprattutto che intanto venga condotto fuori, perché poi magari se ce li portassero li apprezzerebbe. Sì, allora, questo ovviamente è riferito al primo libro, che era Guida astrologica per cuori infranti. Il titolo l'ho scelto io in quel caso ed è rimasto, quindi era quella veramente... Era troppo perfetto, non lo potevano cambiare. Un punto per me. Però sì, quello è stato tradotto in 16 paesi. Lui adesso è appena uscito ed è stato ora acquistato dalla Germania, quindi si inizia appunto un percorso anche all'estero, anche su questo libro, e spero appunto poi possa continuare. È una grande emozione, sempre, nonostante uno sia già stato pubblicato, il sapere che comunque la propria storia, la propria scrittura andrà anche in un altro paese incontro anche un altro tipo di cultura, cioè, diciamo, di mentalità, quindi uno si chiede anche come può essere accolto. Beh, di come sarà accolto il libro di Silvia Zucca in Germania e negli altri paesi in cui sta per essere tradotto potremo parlarne al prossimo incontro. Intanto però, a proposito di incontri, noi ne abbiamo creato uno tutto nostro a distanza, proprio fra le due autrici che abbiamo appena ascoltato, Anna Dalton e Silvia Zucca. Un piccolo gioco per scoprirle di più. Nome e cognome. Anna Dalton. Silvia Zucca. Professione. Attrice e scrittrice. Scrittrice. Ultimo libro letto. Aspetta, ci devo pensare. La stanza della testatrice di Cristina Caboni. Le assaggiatrici. Ultimo libro scritto. Il cielo dopo di noi. L'apprendista geniale. Primo libro scritto. Guida astrologica per cuori infranti. L'apprendista geniale. Teatro o televisione? Teatro. Cinema. Cane o gatto? Gatto. Cane. Desiderio da realizzare? Scrivere tantissimi libri. Scrivere la sceneggiatura di un film. Desiderio irrealizzabile? Fare tantissimi film. Dei libri. Avere un unicorno? Difetto che più odi in te? Essere permalosa. La testardaggine. Mare o montagna? Mare. Montagna. Personaggio che avresti voluto essere? Un'eroina vittoriana. Me 5 centimetri più alta. La cosa che avresti voluto sentirti dire? Ti amo. Ah, sembra che sei 5 centimetri più alta. Sai chi è
Anna Dalton? Chi è? Una scrittrice o un'attrice? Sai chi è Silvia Zucca? Silvia Zucca? Aspetta, ferma. È la scrittrice? Ancora un ritorno qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, perché Gino Primavera è già stato qui a presentare altri libri e si parla naturalmente di cucina, si parla di tradizioni abruzzesi, si parla di prodotti del nostro territorio, ma si parla anche di fantasia e di creatività, perché questo fa il buon cuoco, se per non dire chef, perché insomma poi siamo tutti cuochi alla fine, no? Quindi Gino Primavera oggi ci ha portato la cucina della Maiella, quindi dopo aver esplorato così l'aspetto legato al mare, alla costa dell'Abruzzo, adesso andiamo in montagna. Che cosa c'è in questo libro? Nel libro c'è un po' tutto il territorio che gravita intorno alla Maiella, sia nella parte nord-orientale che nella parte dell'Aquilano, di Sulmona. Non è un semplice libro di ricette e di prodotti, ma anche di storie, di tradizioni, fatti culturali, ed è un piccolo zibaldone, diciamo così, ma piccolo, di quello che rappresenta per la storia dell'Abruzzo la cucina, il prodotto. Ci sono tantissimi contributi nel libro, ne nomino un po'. C'è il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella e c'è un contributo del direttore del Parco Nazionale della Maiella, Oremo Di Nino. Poi c'è un grosso contributo del magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, sul vino cotto, che è veramente una chicca, ma ce ne sono tantissime, a partire dal professor Francesco Sabatini, che fa una disamina un po' su tutto il territorio, dove purtroppo esiste una frattura che divide in due parti l'Abruzzo, con due storie e caratteristiche molto diverse tra di loro. Che è bene che ci sia questa diversità, ma è bene anche che ci sia un'unità che a volte anche nel parco, diciamo così, non si è verificato nel passato. C'è poi un altro contributo importante di Guardia Grele, del sindaco Dal Pozzo, Simone Dal Pozzo, che ci ha dato anche il patrocinio per il libro, su Guardia Grele, capitale del gusto, perché Guardia Grele negli ultimi tempi si è caratterizzata per la bontà della sua ristorazione. E poi la porta del parco. È la porta del parco, ovviamente, dalle parti nostre, insomma, nel versante nord-orientale, è un punto di riferimento importante del parco, insomma. Abbiamo parlato di cucina appunto legata alla costa e cucina legata alla montagna. Se dovesse individuare un punto comune della cucina abruzzese, un comune a tutte e due questi versanti, che ovviamente per questioni proprio legate al territorio, anche alla diversità delle coltivazioni e delle produzioni, evidentemente hanno poi anche un modo di elaborare i prodotti diverso, ma c'è un filo comune? Un filo comune che riguarda un po' tutto l'Abruzzo, ma non solo, nella gastronomia e nella cucina, è la diversità. Allora, la diversità è un bene da preservare, da conservare, ma in certi casi può essere anche un limite. Cioè il fatto di dire, per esempio, l'abruzzese dice è buono quello che faccio a casa mia, le pallotte che faccio non le fa nessuno. Io lo dico, eh! È una cosa simpatica, è bella, ma questo concetto ingrandito può portare a un isolamento e a una non conoscenza dei nostri prodotti. Quindi è bene contaminarsi. È bene andare avanti, è bene, perché la tradizione non è una cosa fissa, rigorosa, è un fatto culturale e come tale si innova, cammina, non bisogna perdere le radici e le origini, ma bisogna tener conto che viviamo in un tempo diverso, il mondo va avanti, insomma. Un'altra domanda che le voglio fare, che cosa c'è? Che cosa c'è in Abruzzo che secondo lei non ha trovato, che sia un piatto, che sia un prodotto, che non ha trovato, che non trova pari in altre parti d'Italia? C'è una cosa che possiamo dire questa è nostra e solo nostra? Allora, io credo che ce ne siano parecchie.
ma voglio dire uno, la Ventricina dell'Alto Vastese. La Ventricina dell'Alto Vastese è un salume del tutto particolare e originario delle zone intorno a Vasto, che ha avuto un successo incredibile in Italia negli ultimi 4-5 anni, ma anche di più, ed è un salume soprattutto che deriva da una tradizione casalinga. Tutti nell'Alto Vastese in casa fanno ancora le ventricine, che però ha saputo proporsi anche in dimensioni più grandi. È un salume che in una manifestazione importante, il campionato italiano del salame, sta sempre sul podio. Un anno io fui nella giuria, tre ventricine fecero primo, secondo e terzo, insomma pulirono le medaglie e le cose. È veramente una cosa di cui dobbiamo andare fieri e tenere ad esempio, perché la ventricina che si fa oggi è diversa da quella che si faceva 40 anni fa, è meno grassa per esempio, e quindi ha saputo anche proporsi come prodotto innovativo e nuovo, ed è soprattutto senza conservanti, non ci sono nitriti e nitrati nella maggior parte delle ventricine. Benissimo, questa è un'ottima notizia, perché appunto vuol dire che partendo dalla tradizione poi si riesce a stare al passo con i tempi e a competere sui mercati. Recentemente sono stata a Milano e mi sono stupita perché ho visto un florilegio di ristoranti abruzzesi, arrosticini, prodotti dell'Abruzzo, insomma nelle zone, nel cuore diciamo mondano della città, i Navigli, così. Quindi vuol dire anche che la nostra cucina, che noi sappiamo essere buona e genuina, ma insomma comincia davvero ad essere apprezzata anche fuori dalla regione. Ci abbiamo messo un po', perché anche qui da noi, se vogliamo, i primi ristoranti che facevano arrosticini a Pescara sono arrivati da poco, incredibilmente, cioè 20 anni fa a Pescara non si potevano mangiare gli arrosticini, bisognava andare fuori dalla città. Sì, questo è vero, passi avanti ne sono stati fatti molti, oltre agli arrosticini che ormai è diventata un'immagine molto, molto diffusa, parliamo del vino e parliamo della pasta per esempio, che sono sicuramente i due settori trainanti, però non è abbastanza perché io ho visto un dato ultimamente, che il modello di cucina tradizionale, il modo di mangiare che noi abbiamo tutti quanti, la pasta, è diminuito negli ultimi 5 anni dal 60% al 40%, cioè il 20% in meno di cittadini italiani che si sono rivolti ad altri modelli di nutrizione è andato ad intaccare questa bella fetta che avevamo di persone che si dedicavano alla cucina tradizionale, no? Questo ci deve far pensare, no? Qual è il motivo principale? Il motivo principale secondo me è la richiesta di salute che oggi vogliamo dal cibo, cioè il cibo purtroppo fa male anche, no? Non fa solo bene, a volte le reazioni a questa richiesta di salute sono esagerate, no? Penso alle ideologie del cibo come il veganesimo, insomma. Però sicuramente bisogna tener conto che le cose stanno cambiando nel modo che le persone hanno di scegliere i cibi per la loro mensa. Allora io faccio una domanda e vorrei che poi mi rispondessero: siamo sicuri che i nostri cibi tradizionali hanno in sé riconoscibile questo aspetto di salute che oggi è richiesto dal mercato? E purtroppo il mercato noi ne dobbiamo tenere conto, perché se un prodotto non si vende, finisce, si estingue. Allora io proprio con questa domanda che chiudo questa intervista, chiediamo se tutto quello che anche cuciniamo in casa, sicuramente convinti di fare qualcosa di buono, ma chiediamoci se facciamo anche qualcosa di salutare, se magari esageriamo un po' con certi condimenti, se soffriggiamo un po' troppo, oppure cerchiamo magari di andare su un prodotto a risparmio convinti che la cosa abbia lo stesso sapore, senza sapere da dove viene. Insomma, facciamocele queste domande e impariamo a mangiare meglio, perché già mangiamo benissimo in Abruzzo. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your